La decisa in zona Cesarini un francavillese entrato a pochi minuti dalla fine. È stato questo l'epilogo del match del Fittipaldi tra Francavilla e Dardò. Lasic non recupera morale, si schiera Mattias Grandis titolare a centrocampo e manda in campo dal primo minuto del Priete, schierato centravanti al posto di Leonetti che si accomoda in panchina. Taurino sceglie il 4-1-4-1 con Bertacchi davanti alla difesa e Molinari unica punta. L'inizio è favorevole ai sinnici, del Prete al primo minuto non riesce a deviare verso la porta un cross tagliato dalla sinistra. Al settimo, su una rovesciata in area di Dauria, il rossoblu lamentano un fallo di mano in aria ma l'arbitro lascia correre. Al 18esimo tentativo alto di Lavopa, appena entrato in area dalla destra. Al 20esimo tiro fuori di Del Prete dal limite. Al 32esimo altra opportunità per i padroni di casa con Dauria che, servito dopo una grande azione di Lavopa, calcia da dentro l'area dalla sinistra e costringe Rizzitano a superarsi. Nonostante la supremazia, i sinnici non riescono a creare altri pericoli e si va a riposo sullo 0-0 con i Granata che non hanno mai tirato verso la porta avversaria. Gli ospiti iniziano la ripresa con un altro piglio, al primo minuto tiro cross di Monopoli parato facilmente da Boglic. Al decimo la difesa rossoblu si salva in angolo su una deviazione sotto porta di Molinari. Al 20esimo altro episodio da Moviola in area pugliese dove un colpo di testa di Leonetti sul calcio d'angolo viene tolto dalla porta da un difensore con un intervento che è sembrato con un braccio. Subito dopo gol annullato alla Vopa per fuorigioco che aveva suggellato una bellissima azione. Al 23esimo grandissima conclusione di Dauria dal limite ma Rizzitano è ancora straordinario. Al 29esimo Dauria cade in aria, ma il direttore di gara sorvola ancora una volta. Il Nardò sembra in difficoltà e lascia diversi spazi. Al 32esimo tiro fuori di Ragone. Al 35esimo rosso diretto a Versienti per farlo di reazione sulla Lavopa. Anche Mister Taurino si fa cogliere dal nervosismo e nel finale viene allontanato. Ma nonostante la pressione e la superiorità numerica, i padroni di casa sembrano non riuscire a trovare il bandolo della matassa, ma al 49esimo il subentrato idolo di casa De Marco mette a segno il gol partita con un tiro dalla destra che si è infilato sul secondo palo dopo essere stato deviato. Mister Vittoria all'ultimo secondo, qual è lo stato d'animo a fine partita? Sono contento perché abbiamo fatto una squadra molto intelligente, abbiamo giocato un calcio molto intelligente perché i momenti di difficoltà in questa partita c'erano tanti, si poteva perdere la testa e noi siamo stati pazienti, abbiamo girato, abbiamo giocato, forse non erano pericolosi come qualcuno aspetta. Però eravamo pazienti di non perdere la testa, abbiamo aspettato l'ultimo momento, abbiamo fatto gol perché loro hanno fatto un gioco molto molto chiuso, un gioco che aspettava il nostro errore e noi alla fine non era facile creare pale gol. Sono contento di questo ragazzo che ha fatto gol, un francavillese che in settimana ha avuto un lutto in famiglia. Oggi ha fatto questo gol che ci ha dato 3 punti, forse più importanti della stagione.